Sospetti? Fosti tu? Sicuro? No. Sì, ma... Abbiamo fatto sega a scuola per andare a comprare un CD, ma siccome abbiamo preso una sola ci siamo fermati a pranzare lì. Siamo entrati con 2000 lire, pensavamo ce la farò, invece nessuno ci sta a sentire. E te credo fantastico! Coco, prezzico, porto il mio bocato. Coco, prezzico, il pane non un pelodo. Volevamo prendere una birra, ma ce ne hanno date due. E una signora tutta sporca di merda sosteneva fossero le sue. Andiamo a pagare la casa, chissà che figa che ci sarà. Invece c'era una vecchia grassa, sai che ti conviene qui va! Loro non ci sta, ne vanno punta, non ci sta. Loro, prezzi troppo, non io può chiamarlo. Noi pane non ce l'ho, né pio, oppure no. Loro, prezzi troppo, non io può chiamarlo. Cotolette, cotolette, cotolette. Comodo, 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 comodo per te. Panini, col prosciutto, col prosciutto, col salame, col salame, conveniente, 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 conveniente sto cazzo. Prezzico, porco mio buon camano. Coco, prezzico, porco mio buon camano. Coco, prezzico, porco mio buon camano. Coco, prezzico, porco mio buon camano. Prezzico, porco mio buon camano. Coco, prezzico, porco mio buon camano. Coco, prezzico, porco mio buon camano. Questo pezzo vi è stato offerto da Prezzico, a due passi da casa tua. Sì, da casa tua, da casa mia sono 74 chilometri, porca madonna! Sono nato il dottore, urlo di paura. Mio babbo contento, mia mamma invece un po' insicura. 5 kg pesavo io e 5 il mio cazzo. E oggi ce l'ho più lungo di tutto il palazzo. Ce l'ho lungo così. Centimetri, ce l'ho lungo così, non riesco manco a fare la pipì. A 14 anni, vergina e mezzo mondo, sull'autobus lo buttavo al culo a quello giù in fondo.
che minchia. Ancora fa il pischello, il metallaro. Sì, continua ancora a fare la bella vita. E anzi, l'altro giorno ho trovato un reperto archeologico. Che? Una cassetta, un ricordo di quando eravamo giovani. E che cassetta è? Fammela vedere, dai, tira fuori.
No, ma che è fatto per il culo dei Guttalax? Ancora te stai a sentire ste robe? Ma che male? Ormai c'hai 35 anni, sta cassetta c'ha un quarto di secolo. Dai. Questa è roba antica, nessuno si sente più le canzoni con le bestemmie, coi cazzi e curi. Pensa piuttosto alle cose serie da vita. Ma che c'entra? È tanto che non la sento, ogni tanto me lo fai un salto al passato tuo. Non ti viene a nostalgia? Sì, ma non ste robe! Ma che c'è male? Però, aspetta, a pensarci bene mi è tornato un dubbio che mi attanaglio da 25 anni ormai. Cos'è che te turba? Sta bene. E che cazzo si chiamano Guttalax? Boh, perché fanno cagà? Ma può essere, però no a sto punto. Insomma, erano mediocri, però... Come mediocri? Perché avevano proprio quel nome? Erano un gruppo taglissimo. Anzi, guarda che l'ho scoperto adesso perché si chiamano così. E dimmi perché. Lo vuoi sapere? E dimmi. Lo vuoi davvero sapere? Sì, sì! Allora, ti è sta cuffia, ti è sto mangiarassi e ascolta. Sentivo, dai. Oh, c'è ragione, fanno che capo a questo livello. Ora lo capisci. Aspetta, ora che capisci. Che ascolto. Merda, devo cagare. Dove è il cesso? Dove sta il cesso? Ma provate che la sei un tax. Convieni? Oh, sta bene? Che morte canzaglia! Faccio i rascima delle budella. Oh. Alla fine, ecco perché si chiamano Guttalax. Non fanno cagà perché fanno schifo, ma fanno cagà perché vai de corpo e te senti finalmente libero.